Cristian, prima cosa, insomma, un pensiero su questi 112 anni? Beh, intanto penso che questi eventi debbano un attimino far riflettere anche noi giocatori per quanta importanza abbia questa maglia, quindi ogni volta che la indossiamo dobbiamo sempre ricordarci che ha una storia, che ha un qualcosa di importante, che ogni tifoso vorrebbe avere la nostra fortuna di poterla indossare ogni partita. Quindi è sicuramente una bella cosa e io personalmente sono felice di essere qua in questa realtà. Quando potrete tornare in campo, Cristian? Spero nei prossimi 15 giorni di riuscire ad avere un riscontro positivo. Adesso domani avrò un altro test con i nostri dottori per vedere se riesco nel giro di 3-4 giorni a provare a riprendere a correre, perché comunque è un punto delicato quello del piede, dove vai su con tutto il corpo, e quindi logicamente spero di rientrare tra il 22 e il 29 di gennaio, speriamo. Anche la Lazio deve ricominciare a correre come te? Sì, anche se dei momenti difficili penso che tutte le squadre nell'arco di un campionato lo abbiano, quindi bisogna più che altro evitare di fare partite magari come quella che abbiamo fatto a Siena, perché comunque perdere ci sta, perdere male no, perché bisogna sempre riuscire a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità. Noi siamo un'ottima squadra composta da ottimi giocatori che non possono permettersi, proprio anche per un discorso personale, quindi poi dopo anche di storia, come abbiamo detto prima, di fare magari delle brutte figure. Sono convinto che tutti i miei compagni abbiano questa grandissima voglia e già dalla partita di domani si riuscirà a rigiocare come abbiamo giocato fino a poco tempo fa. Senti, fino a poco tempo fa, quando tutto andava bene, si parlava di squadra coesa, di grande gruppo. Adesso, dopo la partita di Siena, sembra quasi che nello spogliatoio ci siano i coltelli sotto alle piante, sotto alle panche. Allora ti chiedo, com'è lo spogliatoio della Lazio? Ma a me in queste cose viene sempre da ridere, nel senso che purtroppo è sempre così. Quando nei periodi negativi si parla sempre di spogliatoi rotti, nei periodi positivi si parla di grande gruppo. Alla fine la cosa che più conta è quello che metti in campo, perché io nella mia carriera ho visto gruppi non coesi arrivare ad obiettivi grandissimi e viceversa anche, quindi l'importante è quello che metti in campo, e lo spirito di ognuno di noi deve essere sempre quello di voler vincere, perché quando si entra in campo i discorsi personali vanno sempre messi in secondo piano, ma quello che conta è la Lazio e la voglia di vincere. Secondo me nel nostro gruppo comunque questo c'è. E a Siena però che cosa è successo? A Siena c'è stato probabilmente un blackout, magari la squadra mentalmente non era forse ancora pronta, non aveva ancora riattaccato la spina dopo una vacanza che serviva per le tante partite giocate, e forse è stato questo. Io essendo fuori non ho vissuto gli ultimi allenamenti, l'ultimo periodo, quindi non riesco neanche a dare una chiara spiegazione. L'unica cosa che so dire e che penso veramente che tutti i miei compagni hanno sicuramente una grandissima voglia di rifarsi dopo questa partita.